Bene ragazzi, vi do un caro saluto, qui è Lucky, Luca Retta tu. Allora, oggi andiamo a parlare di gusti che cambiano. Questo è un argomento che praticamente è incentrato sul gusto che cambia nell'arco degli anni, non sul gusto che cambia della persona che fa, che riceve un tatuaggio, che potrebbe accadere, ma vedo che per la maggior parte dei casi le persone una volta che si tatuano poi accettano il tatuaggio in genere, tranne nei casi dove su tatuaggi molto vecchi si vuole coprire. Ma ecco, generalmente il tatuaggio diventa parte integrante della persona. Questo video è incentrato invece su quanto è cambiato rispetto a un tempo il gusto del tatuaggio, il senso estetico del tatuaggio. Se parliamo di 30 anni fa a oggi, è veramente cambiato tanto il senso del bello, cioè veramente adesso c'è un'estetica portata ai massimi livelli. Questo è dovuto al grande confronto che c'è stato dato da internet, la possibilità di vedere, che all'inizio prima c'erano le tavole, c'erano i libri, compravi dei libri, fino a un po' di anni fa si compravano i libri per avere delle reference, per vedere lo stile di un altro artista, per vedere appunto dei modi di intendere il tatuaggio. Poi è arrivato internet, è cominciato con MySpace, cominciato con quei siti lì dove si vedevano i portfolio degli artisti, allora avevi modo di attingere a quel vario, vabbè logico, vabbè, c'erano anche le convention, però anche nella convention tutto concentrato in un momento, in un giorno, due giorni, tre giorni quando va bene, ma non fai il tempo a incamerare quello che hai, anche l'osservazione, poi sono affollate, diciamo, non è come poterselo vedere quotidianamente da internet, da casa tua, osservare, aprire la foto, guardare il lavoro, osservare come è fatto, il colore, tutto quanto, cioè la crescita c'è stata nel momento in cui c'è stato questi portali, come all'inizio era MySpace, dove vedevi i lavori e i vari siti internet anche comunque, però non è che tutti avevano il sito internet, è arrivato gradualmente, oggi con Instagram, ecco, oggi la piattaforma più in uso per la condivisione delle immagini, per vedere, per osservare, per potersi fare un'idea, proprio da usare come mezzo di studio e di crescita, è Instagram, non c'è niente da fare, Instagram in quel senso lì ha permesso a molti di fare un salto esponenziale in quanto a stile, in quanto a gusto, in quanto a bellezza, e tu vedi le cose che funzionano, beh, tramite quello vai a vedere quello che è il bello, cioè vai a vedere il massimo che c'è sul panorama mondiale. Instagram ti offre il panorama mondiale, cioè ragazzi, è stato come andare dallo stagno all'oceano. Questo è, i gusti cambiano. E cosa intendo come per i gusti cambiano? I gusti della clientela. Quindi anche la clientela ha cominciato a vedere certe cose e quindi a chiedere determinate cose ai tatuatori del loro paese, della loro zona. E quindi c'è stata un'evoluzione. Un'evoluzione in meglio, decisamente. Decisamente un'evoluzione in meglio per quanto riguarda lo standard qualitativo ed estetico dei tatuaggi. Questo è stato il passaggio è avvenuto da un allargamento ed mano a mano sempre più tatuatori. Oggi è la norma, si sta livellando su quel livello lì di confronto mondiale.
che ha portato appunto a un cambiamento del gusto. Poi il gusto, il senso estetico non è una cosa che hanno tutti. Per alcuni è una cosa, per alcuni è un'altra, non è, tutti siamo uguali, fortunatamente non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti gli stessi gusti, non abbiamo tutti, quello è normale, e difatti ci sono tanti stili, veramente tanti, tanti, tanti stili. Un po' da andare a coprire tutte quante le richieste. Quindi Instagram. Al momento quello attuale, la piattaforma attuale che più usata dai tatuatori è Instagram. Quindi se non hai un account Instagram ti conviene farlo per andare a vedere poi quelli che sono tutti quanti i vari stili. Ma oggi è quasi veramente raro che uno non ha Instagram. Bene ragazzi, trattato in modo sintetico questo argomento, questa possibilità, questa opportunità che c'è oggi, che diciamo che un tatuatore non ha possibilità di esimersi dall'utilizzo. Aspettate che vi metto tag e tag. Aspetta che vediamo. Ecco il numero di telefono dello studio, chi vuole prendere un appuntamento, chi vuole fare un tatuaggio, chi vuole fare un seminario. Bene ragazzi, vi do un caro saluto, al prossimo video, ciao.